Il 17 marzo 2011, giorno nel quale si festeggia l'unità nazionale, i precari dell'ASP 7 di Ragusa, ausiliari specializzati, cuochi e operai della manutenzione, sono ancora a Piazza Egea. Nella tenda del lavoro hanno incontrato il presidente della regione Raffaele Lombardo. All'interno di essa, attraverso la voce di Angelo Tabì della funzione pubblica della CGIL, hanno illustrato la situazione e chiesto ancora una volta che venga tutelato il loro diritto al lavoro. Per velocizzare i tempi in attesa della stesura del progetto, l'onorevole regionale Riccardo Minardo fa una proposta al presidente Lombardo. È stato 15 giorni fa, sì, a Palermo. Io voglio fare una proposta al presidente che glielo facciamo valutare e poi votare anche lui. Se ritorniamo, in attesa di tutto questo, ritorniamo con l'articolo 49. Perfetto, sì, con gli incarichi trimestrali a part time e quindi con i turni che facevate, dico, e intanto ci abbiamo, vi mettete voi a lavorare, facciamo un giro gli ospedali puliti, siete d'accordo? Ci siamo, ci siamo. Una soluzione di emergenza per l'immediato e intanto dobbiamo ricostruire bene per il futuro. Grazie, bravo. Una buona proposta, mi auguro sia per colui. È un mese che siamo qua, lo saggiamo, io sto venendo stasera, sì. Appena mi metto in macchina parlavo con lui, mi sto andando. Ecco alcune reazioni alla visita di Lombardo. Oggi abbiamo avuto la visita del presidente della regione Lombardo, a cui abbiamo mostrato le nostre richieste e le nostre preoccupazioni, soprattutto per quel che riguarda l'avviso per partecipare ai progetti, al progetto aziendale. Compagnia, non possiamo stare qua tutta la vita. L'incontro è stato quasi positivo, quasi. Aspetteremo buone risposte, la tenda non verrà smontata. Fino a quando? Qua a non ci danno notizie. Cioè, in questi giorni la tenda è diventata anche un laboratorio di idee. Sì. Di cosa avete discusso? Di tutto, di come si può andare a lavorare prima possibile, quanti mesi in più, vediamo un po' i soldi che finanziano e come si devono gestire, sarà il sindacato con la dirigenza a vedere come poter andare a lavorare, quando e speriamo il prima possibile. Che ormai siamo arrivati a un binario morto, dobbiamo andare al più presto a lavorare, produrre e portare a casa. E mi fermo qui. E intanto rimarranno lì fin quando non avranno una risposta certa.